Ciao a tutti, bella raga. Oggi siamo in un video. Ragazzi, come vedete qua c'ho della paglia. E secondo voi cosa ci serve? Dietro di me c'ho il pollaio. Quindi ragazzi, oggi facciamo la pulizia del pollaio. Allora, intanto, prima di iniziare, ora noi ragazzi siamo già dei passi avanti. Perché come vedete abbiamo già steso la calce, che dopo vi spiegherò. E ragazzi, prima di tutto dovete togliere tutto, letame e la paglia, e che sono le cose sporche appunto, e poi le mettiamo nei campi per concimare, perché ragazzi, essendoci che c'è il letame, concima e anche la paglia. E ragazzi, dopo aver fatto tutto, mettiamo la calce, perché cosa serve la calce? Intanto pulisce il pollaio, tipo lo sterilizza, per modo di dire, e poi per i pidocchi, che li fa andare praticamente quasi tutti via, perché ragazzi, se non lo sapete, anche le galline prendono i pidocchi, allora, e specialmente in estate. Allora ragazzi, niente, noi abbiamo già steso la calce, eccola qua. Abbiamo già stesa, è tutta messa per bene per sterilizzare, come abbiamo detto prima. E qua ragazzi ci abbiamo un po' rettangolo di fieno. Eccolo qua ragazzi. Perché prima in terra c'era tutta la paglia, anche qua sopra. Quindi ora cosa dobbiamo, cioè, ci sarà stato tanto così di paglia. Quindi ce n'era tanta, quindi ragazzi, ora cosa dobbiamo fare? Non possiamo lasciare, cioè, noi non la lasciamo così, ma ci mettiamo la paglia. Allora, intanto lì abbiamo un rettangolo di paglia. Vabbè, dai ragazzi, ora la stendiamo e vi facciamo vedere. Beh, buttalo dentro, dai. Lo apro. Sì, aprilo un fondo. Poi almeno lo trascini qua. Se no, se ti dà fastidio, aprilo lì. Ora ragazzi la spargiamo dappertutto. Proviamo su una basta, se no ne mettiamo due. Inizia da un fondo. Aprilo, eh. Bravissimo. Vabbè, ora non esagerare, poi col forcone facciamo. Tenta. Va tutto la testa. No, no. Beh, fai così, butta. Esatto. Dai. Al centro per ora non metterla, buttala tutta ai lati, poi tanto poi dopo loro Ragazzi, si sta castrati. eh sì, perché è pressata. Facendo così rimane tutto bello asciutto, hai capito? Loro ci stanno bene. Ragazzi, la pulizia del pollaio è molto importante. Sì, perché sennò si potrebbero anche Ammalare. ammalare. Ora vabbè, è estate, però in inverno se qui vabbè, rimane sempre asciutto, ma sì, una basta. Ragazzi, è come se noi abbiamo la casa tutta sporca e viviamo nella casa tutta sporca. Esatto, questa qui si chiama lettiera permanente,
vuol dire che ci sta per tanto, ci potrebbe stare anche Un mesetto, e anche di un po' più, di più. anche 2 mesi, dipende com'è il tempo, se è asciutto resiste di più. E poi mano a mano che si consuma si riaggiunge un po' di altra paglia o fieno. Ok, io direi che va bene. Tanto poi loro qua ci pensano loro a ridistribuirla. Perfetto, dai ragazzi, come avete visto la pulizia del pollaio è stata fatta, è molto importante, quindi mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e mi raccomando, se mi volete donare lasciatemi un super grazie. Ciao ragazzi!